Settimana di Ferragosto, caldo torrido, periodo di ferie. Siamo andati a sentire come sono andate le vendite in questo periodo agli ambulanti del mercato pistoiese. C'è poca gente qui in città, nulla, in montagna qualcosina, ma poca roba. Poca gente, tutta un po' sostenuta. Non è che siano esempi di una volta. Era prevedibile che nella città ci fosse un calo, e un leggero calo c'è stato, ma è un calo fisiologico come tutti gli anni c'è stato. Sono andate bene invece nella montagna pistoiese, dove c'è la montagna quest'anno, a mio avviso è stata molto rivalutata. Moltissimo, organizzatissimi, feste sacre dall'Abetone, Pieve Pedago, Cutigliano, Fiumalbo, ci sono state delle manifestazioni, degli eventi importanti dove abbiamo potuto lavorare molto bene. Quanti dolci ha venduto nella settimana di Ferragosto? Un monte, perché sono abituate al dolce sano e del nostro prodotto. Capito? Sono abituati, croccante, brigidino, poi c'è la torta. La gente c'è, spende poco ma c'è in giro. E d'altra parte di più non si può fare, quello che se c'è più turismo, mi sembra che quest'anno c'era un po' meno che a Pistoia, anche come turisti. Bene, bene. Ha venduto? Sì, insomma, abbastanza. In generale è stato benino, dai. Nulla di eccezionale però. Il preludio del periodo di Ferragosto è stato tragico, quindi noi dopo 40 anni di onorata attività abbiamo deciso di andare in ferie, perché ci è convenuto più andare in vacanza che rimanere sul posto di lavoro.